questa ricetta deve essere ricetta quella sbrigativa veloce di quelle quattro cosette che abbiamo a casa, la pasta, un bello spaghetto, come burro, alici e puntarelle. Come vedete, vi dico gli ingredienti: spaghetto, alici, burro, peperoncino, aglio e puntarelle, e un poco di olio ci vuole, un po' d'olio ci vuole. Allora, la prima cosa che facciamo, buttiamo la pasta. Quindi butto la pasta, acqua, quindi il tempo di cottura della pasta. Piegate, bella. Allora, normalmente un po' di burro ce l'abbiamo, due alici buone ce l'abbiamo. Oggi c'ho questa novità, quelle da Delicious, che sono adatte per farle in padella, per fare proprio il soffrittino, per le nostre salsette, tutte queste cosette qui. Adesso, puntarelle, guardate che sono belle, arricciate, belle, un pochino di limone, così mangono bene dritte. Quindi girate bene subito la pasta, così, lo spaghetto. Io ho scelto uno spaghetto bello grosso, a me piace grosso, il sottile mi piace, sentite musica oggi. Allora, poi, burro, qua ci vuole, eh? Quindi mettiamo un bel pezzo di burro, sempre buono. E poi accendiamo, piano piano lo facciamo sciogliere. Metto appena un goccino di olio, ecco qua, pasta, e lo faccio sciogliere. Poi, alici, le apro, comode, perfetto, tiro fuori e proprio nel frattempo, guardate bene, nel frattempo che si sta sciogliendo, vedete, sono belle perfette, sono, le metto qua dentro al burro, queste le faccio belle sciogliere insieme al burro, così, guardate, è perfetto, buonissimo. Ma poi chi non piace burro alici? Da paura. Quindi io voglio rifare la stessa ricetta delle puntarelle, con la salsa delle puntarelle, quindi c'è il peperoncino, queste cose qui, non c'è il burro sicuramente, e ci voglio fare un condimento per la pasta. Quindi sciogliamo bene. Nella salsa delle puntarelle che cosa c'è? Il peperoncino c'è, e c'è anche l'aglio e l'aceto, ma io non metterò l'aceto, non lo metterò, però l'aglio sì. L'aglio mi ci piace. Quindi faccio il peperoncino piccolino, così colora il burro e alici. Guardate. Ah. Allora, vedete, col calore leggero, noi così le alici, guardate come sciogliamo bene, perfette, guardate. Spettacolare. Così, appena, guardate che profumo. Potete immaginare, già profuma. Allora, poi, guardate, io dato che sono ghiotto di alici, che faccio? Prendo quest'altre, le faccio a pezzettini, guardate, così. E queste le metterò alla fine, quando vado a mantecare la pasta, così. Così si vede, pezzettino proprio. E mo' attacca, eh? Siete pronti? Controlliamo la pasta, non ci distraiamo. Ancora duretta, eh? Però, tra un minuto... la mettiamo dentro, sì, un minuto solamente. Abbiamo parlato di aglio, però guardate quanto, eh? Questo è uno spicchio già piccolo, aglio di Sulmona, che a noi ci piace da impazzì. Vado così, schiaccio qua, proprio a pasta, che non si deve sentire, così se qualcuno domanda, ma c'è l'aglio? No, non c'è l'aglio, e magna l'aglio che fa bene. Allora così, sono antipatico, eh? Vai, vado così, metto l'aglio qua dentro e andiamo così, piano. Guardate che spettacolo, giovedì voglio dare la zuppa a cerpane, anzi oggi c'è una pizza, mi sono comprato una pizza oggi con la di Genzano. Adesso prendo la pasta, bella al dente, che mo' qua, la pasta, le assorbi tutto, deve essere buona, saporita, gustosa. Noi le cose così sciape non so per noi. Dobbiamo godere. Non vado ad aggiungere altro grasso. Metto l'acqua, mi raccomando. Non fate l'errore che per fare un po' più di liquido mettete l'olio o il burro. No. Poi adesso questa meraviglia di alici che rimarranno a pezzettini così dentro. Guardate che roba, che spettacolo. Altra acqua. E adesso, guardate qua, non potete capire quanto è buono, guardate che belle, tutte arricciate, belle puntarelle, queste sono fantastiche. Vado, butto qua dentro, meraviglioso, no, non potete capire, saporito. Adesso mantechiamo, guardate, vedete,
bella cremetta, ok? Sentite le musiche. Su queste note noi faremo il nostro movimento preferito, è il suono dell'amore. Sentite un po'. Ma un altro pochetto d'acqua ci vuole, perché non è proprio ciac ciac. Vai, così. Sono curioso, eh? Guardate che bella, guardate. Vedi, cremosetta. Adesso in piatto. Adesso, due puntarelle. Bel fetto. Questo. Un pezzetto di peperoncino. Così. Un pochino di olio. E adesso assaggiamo. C'ho una fame, ragazzi. Mi sento male. Da paura. Burrosa. L'acciuga, la sapita dell'acciuga. La pasta al dente cotta, mi raccomando. La puntarella che pulisce. Peperoncino che rinfresca. Poi che ci vuole? Nient'altro. Solo una cosa. Ingredienti buoni, stagionali, economici e tanto amore, tanto amore, ragazzi. Un bacio. Che bontà, oh. Da paura, oh.